Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Si parte subito con una bella colazione in barca. Io ho preso una zuppa con verdure miste, carne di maiale e di pollo e noodles di riso. Poi abbiamo anche un po' di dolce, un po' di frutta, yogurt. Lo chef, il cuoco, sta preparando un omelette. Sono le 7:30, siamo appena attraccati in un'altra isola per andare a visitare quella grotta lì sopra. Sono circa 150 scalini, quindi sarà molto easy. E dentro troveremo un tesoro, un altro mondo. Ah, vedi, qui sono i loghi del patrimonio UNESCO. Ragazzi, siamo appena entrati nelle grotte di Fra Sassi vietnamite, sono stupende, è pieno di stalattiti, stalagmiti, ma noto anche un po' di colonne. Quello che vedo lì, sbaglio? Non ho mai visto una grotta così grande. È gigantesca. Quietly still in a light. Questa dovrebbe essere roccia calcarea. Si forma sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'altro. Siamo arrivati dal classico shop post attrazione, eccolo qui. Oh, però c'è qualche maglia carina. Raga, ultimo pranzo prima di lasciare la barca. Quanto ben di Dio, cioè, che viusta ci sono. Qua abbiamo noodles e riso alla cantonese. Io non ho mai mangiato questo frutto col cucchiaino. Cos'è, il frutto della passione? Martina suggerisce di mangiarlo con la bocca, non so come. Esemi, buonissimo, è dolce ma allo stesso tempo amaro e i semi sono croccanti, molto buono. Mi mancava anche assaggiare il tiramisù vietnamita fatto, immagino, con il loro caffè tipico. Vediamo un po', vediamo un poco. Ci sta, buono. Form del feedback compilato e adesso possiamo andare. Ultimi minuti di relax perché stiamo per attraccare al porto, poi abbiamo circa 3 ore di macchina per arrivare fino all'aeroporto e stasera arriviamo in un nuovo continente, no, non è vero, nuova nazione. Pure loro non Columbus lo spero. Ormai raga, ho spopolato in Giappone. Giappone. Dai, che sei massa. E prima di ripartire mi sono fatto cambiare un po' di dong vietnamiti perché io li colleziono. E mi sono fatto cambiare più pezzi possibili. In tutte le banconote c'è raffigurato Ho Chi Minh. Abbiamo 4 ore di attesa in aeroporto e proviamo queste patatine al pollo piccante coreano e formaggio.
Oddio, questo pure è strano. Ci sente un sacco l'aglio. Non le consiglierei. Molto meglio il maiale BBQ caramellato di ieri, molto meglio. E per entrare in Cambogia abbiamo dovuto fare un visto. Io ho messo una foto vecchissima. Raga, siamo dentro l'aereo di Air Cambodian e nelle istruzioni di sicurezza ci sono delle grafiche vecchissime. Guardate, c'è anche il Game Boy Advance. Dobbiamo anche compilare questi fogli di dichiarazione. Quello giù è l'aereo del National Geographic. Abbiamo appena messo piede in Cambogia ed è umidissimo. Si può palpare l'umidità. E siamo a 48 paesi visitati. Raga, siamo passati al controllo passaporti, ma il timbro ce l'hanno fatto sopra al foglio di dichiarazione. Anzi, l'immigration card. Uffa. Eccolo qua, Martina Spazzafumo. Hello, my friend. Yeah. Chi è Martina? Sei tu? Raga, So One ci porterà in hotel con questo bellissimo mezzo. Ma che figata. Il problema è com'è che entriamo? Ma che figata. Mi è volato il cappello. Devo tenere le cose meglio. Thank you, thank you. Sorry. Lo devo tenere meglio. È volato via. Ma le frecce delle macchine e dei veicoli sono colorate. Ragazzi, siamo appena saliti sul nostro hotel qui ad Angkor Wat in Cambogia e oltre... cos'era quello? Un pipistrello gigante. Oltre una bellissima piscina e guardate che spettacolo, sia la vista ma anche il giardino con tutte le palme altissime. Comunque, questa qui è la nostra camera, guardate che bella. Ah, un'altra cosa tra l'altro che ci hanno detto è che loro non hanno le acque in bottiglia ma utilizzano le borracce che sono già piene e si possono riempire sotto alla reception, quindi non vogliono la plastica. Qui dentro cos'è? Tè? Penso sia tè questo. Comunque qui qua c'è il bagno e tanta roba. Adesso ci prepariamo e usciamo a mangiare. Che bel disegno sul muro. Gattone! È lui! Adesso facciamo un piccolo giro in centro per trovare un posticino dove fare cena. Ho una fame immensa. Questa qui, raga, è Pub Street, è la strada più famosa, più popolare della città di Siem Reap. La prima cosa cambogiana che andiamo a provare è proprio la loro birra, birra Cambodia. Stappiamo. Bicchieri? Aspettiamo il bicchiere. Ok, bicchieri arrivati. Vediamo. Alla Cambogia, palesemente una Moretti cambogiana. No, più buona, dai, più buona. Si sente il matto qui, eh? Raga, dopo la Thailandia voglio provare la carbonara anche qui in Cambogia. Guardate che bella. Ah, e soprattutto la mangio con le bacchette. Ci sono i funghi, bei funghetti, prosciutto, un uovo intero dentro. Guarda che bella carbocrema. Vediamo, assaggiamo subito con queste bacchette. È pure al dente, eh? Non è scotta. Martina sul sicuro si fa per dire con il suo pad thai con l'uovo sopra. Sembra un omelette. E di qua abbiamo i spring fresh spring roll. Pizza bolognese. Guarda che bella. Ancora bolle. Thank you. Vediamo questi spring roll. E dopo un piatto tradizionale italiano come la carbonara non potevo che provare anche la pizza, pizza bolognese, tipica italiana, pizza bolognese con i funghi, carne macinata, sugo, mozzarella e forse anche piccante, pepe, parmigiano e rosmarino anche forse. Allora, prendiamo uno slice, eccolo qua. È pilante, aspetta, mi hanno portato anche un po' di sughetto di pomodoro. Immergiamocelo. È ketchup. No, ti dirò, sai che mi piace? Buono, ci sta. La farcitura è bella che abbondante. Il sapore della carne macinata non è dei top top, però non male.
arrivato un grillo nel piatto. Che dite? Si mangia? Siccome abbiamo avanzato un po' di pizza e un po' di spring roll, Martina ha ben pensato di farci fare una doggy box dal ristorante e poi l'abbiamo regalato a quelle due bambine mendicanti che chiedevano aiuto, chiedevano qualcosa. Comunque noi stiamo tornando nel nostro hotel e quindi chiudo il video, vi saluto perché domani ci aspetta una intensissima giornata all'Angkor Wat. A domani, ciao, anzi al prossimo video.